Gianluca Pastori, analista ISPI, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Guardi, sicuramente la situazione negli Stati Uniti è molto delicata quando si viene al dunque, ovvero chiedere che cosa è democratico e che cosa non lo è. Quanto è democratica secondo lei ecco questa decisione dei social media di sospendere l'account del Presidente degli Stati Uniti perché sicuramente è una situazione senza precedenti? Beh, è una domanda molto difficile. Quando si discute della democraticità di certe decisioni, ci si impegola in complesse questioni legate poi in ultima analisi al diritto di parola, alla questione del free speech. Credo però che la cosa rilevante sia un'altra, forse più della democraticità di questa decisione, quanto l'opportunità. Il vero problema è che questa decisione rischia di accentuare ulteriormente le tensioni che già esistono all'interno degli Stati Uniti, che non si sono chetate dopo la fine dei disordini del 6 di gennaio e che probabilmente riprenderanno in vista del giuramento di Biden e del suo insediamento definitivo. Ecco, secondo lei ha senso dopo tutto ciò che è successo? Beh, ripeto, da un certo punto di vista potrebbe essere una decisione sensata, nella misura in cui si considerano i tweet del presidente come la causa di quanto è accaduto. Da un altro punto di vista, appunto, il rischio è che questo tipo di decisione finisca con il peggiorare le cose in ultima analisi e spianare la strada, forse a qualcosa di peggio. Ecco, intanto andiamo a vedere anche gli ultimi dettagli per quanto concerne ovviamente l'impeachment, perché lunedì i democratici statunitensi hanno formalmente presentato alla Camera la mozione che propone di mettere sotto impeachment il presidente Donald Trump. Si tratta comunque degli ultimi 8 giorni dell'amministrazione a Trump, a Pence in questo caso, quindi ha senso di questa procedura che sicuramente forse sarà più lunga rispetto ai giorni che rimangono a Trump. Allora, la procedura di impeachment ha, a mio modo di vedere, soprattutto un valore di, chiamiamola così, di testimonianza, di voler segnalare la riprovazione e al limite anche il voler etichettare il comportamento del presidente come un comportamento, fra virgolette, criminale, diciamo così. In realtà credo che l'obiettivo dell'impeachment possa essere più un obiettivo però anche di lungo periodo. L'obiettivo dell'impeachment sarebbe di avere un Trump disqualified da correre per delle eventuali elezioni presidenziali del 2024, scusate. L'obiettivo è puntare sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici che si accompagnerebbe molto probabilmente a un voto a favore dell'impeachment da parte del Senato, un voto di condanna. Me ne rendo conto che la prossima domanda è un po' complessa, ma come vede il Partito Repubblicano dopo soprattutto gli ultimi avvenimenti accaduti con il Presidente? Perché adesso sembra che tutti girano le spalle a partire dai social media che ovviamente sono estremamente importanti per quanto concerne la discussione online. Poi abbiamo anche Deutsche Bank che ha detto oggi, ha dichiarato che non lavorerà più con il presidente e con i suoi amici e business partners, e non solo, tantissime persone all'interno del Partito Repubblicano, diciamo che sono rimaste sbalordite da ciò che è accaduto a Capitol Hill. Si dice che Trump è la persona maggiormente responsabile per l'accaduto lo scorso mercoledì a Campidoglio. Che cosa accadrà con il partito, secondo lei? Il Partito Repubblicano, nonostante le condanne che vediamo in queste ore, rimane un partito profondamente diviso.
Gli avvenimenti sono molto freschi, per cui le condanne non stupiscono in questo momento. Mi chiedo quanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi non cambieranno opinione, magari non esplicitamente, attenzione, però non dobbiamo dimenticare che il presidente Trump a livello di opinione pubblica continua a comandare un certo grado di consenso, un grado importante di consenso. E nel momento in cui il Partito Repubblicano dovrà cercare un ipotetico candidato per il 2024, ma anche una qualunque figura di riferimento, questo bacino elettorale che fino a questo momento ancora di fatto sostiene Donald Trump, diventerà un obiettivo appetibile per molte persone. Quindi mi attendo magari la morte politica di Trump, ma sicuramente la sopravvivenza politica del trumpismo, cioè di quello che Trump ha rappresentato. Ecco, secondo lei tutti questi milioni di elettori che hanno comunque votato Trump perché abbiamo visto un'affluenza record negli States, ciò che poi di conseguenza la caduta Blue Wave di cui si stava parlando in anticipo, però altrettanti milioni di persone che hanno votato Trump, che cosa ecco, accadrà a questi elettori di Trump secondo lei con la nuova amministrazione? Bah, io credo che il Partito Repubblicano in sé dovrà attraversare 4 anni di deserto. Innanzitutto dovrà capire come relazionarsi verso la nuova amministrazione. Biden ha parlato molto di mano tesa, ha parlato molto di guarire le ferite degli ultimi 4 anni. È possibile che una parte del Partito Repubblicano, quindi una parte dell'elettorato repubblicano, accetti questo discorso di mano tesa. Si tratta di capire quanto maggioritaria sarà questa componente. Gli elettori trumpiani cosa faranno? Beh, bisogna capire come sono segmentati gli elettori trumpiani. Trump ha avuto una quota di voto proveniente da ambienti moderati che potrebbero anche accettare un'amministrazione Biden a condizione che l'amministrazione Biden non si proponga in maniera estrema. E questo vorrebbe dire rilanciare, diciamo, il mainstream, il filone centrale del Partito Repubblicano. C'è poi una componente di hardliner, di suprematisti, di nativisti, di sovranisti, usiamo l'etichetta che vogliamo, che si cercherà molto probabilmente qualche altro campione. La vera forza di Trump negli ultimi 4 anni è stato prendere questa quota di voto che è tradizionalmente frammentata e farla convergere su un candidato solo. In mancanza di un candidato come Trump, molto probabilmente ritorneremo a vedere una galassia di piccole figure politiche che porteranno avanti questo tipo di discorso, un po' come era stato 6-7 anni fa, all'epoca del grande successo del Tea Party. Assolutamente sì, guardi, le chiedo un'ultimissima domanda in un minuto. Si attende altri cosiddetti riots durante l'insediamento di Biden? Lui ha detto che non ha paura e lo farà allo scoperto, quindi non intende nascondersi. Invece l'FBI ha già avvisato che molto probabilmente ci saranno nuovamente non delle proteste ma delle violenze, che è una cosa molto diversa. Rispondo in un minuto. Le proteste ce le aspettavamo tutti, le violenze a questo punto potrebbero anche essere probabili. Non mi attendo però nulla di eclatante come quello che abbiamo visto mercoledì, proprio perché la soglia d'attenzione questa volta sarà molto più alta. Le law enforcement agencies non si faranno cogliere impreparate come in realtà è successo la scorsa settimana. La ringrazio, grazie mille a Gianluca Pastori, analista ISPI, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di questa giornata. Grazie a voi, buona giornata.